Guardate qui, lasciate un commento qui sotto suggerendo tutti i terzini sinistri più sconosciuti che avete scoperto all'interno della carriera allenatore di FIFA 21. Scrivi nome e cognome, età, squadra d'appartenenza, prezzo del cartellino, overall iniziale, potenziale finale. Ecco qui un esempio di uno di voi che è stato nominato e naturalmente è stato protagonista di un episodio. Bentrovati a tutti ragazzi, eccomi qui con un nuovo episodio dedicato ai migliori giovani talenti della carriera allenatore di FIFA 21. Oggi vi voglio far scoprire 12 tra i migliori terzini sinistri appartenenti alle vostre nuove avventure. Terzini sinistri che non sono facili da trovare e quindi oggi vi voglio parlare appunto di 9 che costano un po', mentre 3 che costano con un cartellino al di sotto dei 10 milioni. Come al solito vi ricordo che potete suggerirmi qui sotto tutti i terzini sinistri che avete scoperto, naturalmente quelli più sconosciuti che avete scoperto nelle vostre avventure, e vi ricordo come sempre che mi dovete seguire nel mio profilo Instagram Mario_Piquadro per scegliere il prossimo ruolo di questa bella rubrica che va avanti da 6 anni. Naturalmente qui c'è il sottoscritto Mario che vi vuole ricordare che ci vogliono 500 like e ragazzi, che dire, partiamo con il primo giocatore di oggi? Partiamo! Il primo terzino sinistro di oggi è Nuno Tavares, il più conosciuto naturalmente, il terzino sinistro ventenne del Benfica con 4 stelle piede debole. Per lui parliamo di un giocatore che potete prendere fin dall'inizio con sia il mercato elastico sia il mercato rigido. Parte da una base d'asta di 5 milioni e mezzo fino ad arrivare a 14 milioni e mezzo per portare a casa questo giocatore con una caratteristica, 1,73 metri, invece è 80 con livello di intensità d'attacco alto, dal 72 può arrivare fino all'86. Il mio consiglio per il piano di crescita è da esterno sinistro, velocissimo, con velocità 88. Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Quel terzino sinistro che spacca davvero tutte le fasce. Voglio anche dirvi e suggerirvi che qui sotto dovete suggerire soltanto i terzini sinistri più sconosciuti che avete scoperto all'interno della carriera allenatore di FIFA 21. Scriveteli qui sotto. Giocatore spagnolo, sto parlando di Adrià Pedrosa dell'Espanyol, terzino sinistro all'occorrenza ala sinistra, difensiva. Stiamo parlando di un giocatore che può giocare in una difesa 3 come esterno di sinistra, quindi anche esterno di centrocampo a sinistra, giocatore che parte da 12 milioni fino a 16 milioni e mezzo, da 75 anche lui può arrivare fino all'86, ruolo secondo me asa, è quello perfetto come piano di crescita, è molto veloce ed è davvero bravo nei passaggi, è meglio offensivo che difensivo come terzino sinistro, quindi provatelo. Tra l'altro anche un 69 kg per lui sono un po' pochini per essere difensivo, quindi ascoltate il mio consiglio. È senz'altro tra uno dei più famosi, sto parlando di Kieran Tierney, giocatore davvero davvero pulito, il terzino sinistro per eccellenza, perfetto con piedi educati. Lo scozzese Tierney è un giocatore che sì, potete già prendere all'Arsenal, costa tanto però, da 30 milioni fino a 41 milioni per acquistare questo 78 che ragazzi può arrivare fino all'87. Come secondo ruolo asa, quindi se volete un piano di crescita a mio parere potete tenerlo come terzino perché è molto offensivo ed è un giocatore che segna anche tanto. 23 anni per lui, come del resto sono tutti questi campioni, questi talenti che appartengono alla mia rubrica, come sempre dai 16 ai 23 anni, anche gli sconosciuti che dovete suggerirmi qui sotto. Andiamo in Francia con Ryan Aitnouri, giocatore terzino sinistro, 18 anni d'età, ormai quasi 19, prestito dall'Angers e dall'Angers, cosa sto dicendo? Angers, dovevo dirlo bene, perché sta al Wolverhampton, giocatore che quindi essendo in prestito non potete prendere, costa dai 4 milioni e 2 fino a 14 milioni, dal suo 71 può arrivare all'87, una crescita esponenziale pazzesca, piuttosto offensivo, tipico terzino sinistro che copre bene nelle ripartenze, insomma sale incredibilmente, un 71-87 non è affatto poco, dovete aspettare però l'anno successivo della
Parker era allenatore in quanto in prestito. Beh ragazzi, lui è uno di quelli che sale di più in assoluto. Il terzino sinistro Reguilón del Tottenham è un giocatore spagnolo con una caratteristica, è già un 82, non potete prenderlo fin da subito con un mercato rigido, parte da una cifra altissima, da 58 milioni fino a 67 milioni per questo 82 che può arrivare fino al 90. Come piano di crescita vi suggerisco l'esterno sinistro in quanto è molto tecnico, è un giocatore insomma praticamente perfetto come secondo me come esterno sinistro, anche perché è roccioso, aggressivo, fisico, ma anche finalizzatore. Ma ragazzi, il protagonista chi poteva essere se non lui? Alfonso Davies, terzino sinistro, esterno sinistro, esterno destro, e vi dirò di più, giocate con lui come trequartista, vi sorprenderà, perché come COC, come piano di crescita COC, ragazzi, lui è davvero fenomenale. Dall'81 al 91 l'esterno sinistro più forte di FIFA 21. Stiamo parlando di un giocatore che parte da 53 milioni fino a 70 milioni di euro per portare a casa questo, insomma, questo terzino sinistro più forte in assoluto, praticamente perfetto in ogni ruolo. Io vorrei una squadra di Alfonso Davies. Che cosa ne pensate voi? Beh, in assoluto secondo me diventerà il canadese più forte di FIFA. Che ne dite? E finalmente un italiano, sto parlando di Luca Pellegrini, giocatore che avete conosciuto l'anno scorso nella mia carriera allenatore con il Cagliari. Luca Pellegrini quest'anno al Genoa, giocatore ex Juventus, 21 anni d'età per lui, costa da 5 milioni e mezzo fino a 14 milioni e 2 per portare a casa questo 72 che arriva all'86. Diciamo che come piano di crescita l'ideale è mantenere il terzino sinistro, insomma diventa sempre più forte. Secondo me in FIFA è davvero fortissimo, magari nella realtà giusto un pochino meno, bisogna essere sinceri. Provatelo e fatemi sapere. Eccolo qua, Renan Lodi, che sembra tanto robusto, tanto roccioso, ma in realtà è un bel filino di 70 kg, 1,73 m d'altezza, 21 anni di età per lui, con 4 stelle, mosse e abilità. Un giocatore che parte da una fascia di prezzo compresa tra 38 milioni e 5 e 48 milioni, parte dall'81 e arriva all'88. È un terzino sinistro mica male, ragazzi, perché insomma io vorrei azzardarvi come difensore centrale in una difesa 3, ma quelle insomma quelle 4 stelle mosse abilità potranno fare la differenza anche come regista della difesa. Non male, non male, provatelo. Ultimo giocatore con una cifra superiore ai 10 milioni, sto parlando di Pervis Estupiñán, giocatore del Villarreal, terzino sinistro ASA, con una caratteristica per lui, un giocatore che costa tanto, non me lo aspettavo. Il suo 79 costa caro, 34 milioni fino a 47,5 per portarlo a casa. Dal 79 arriva all'87, terzini sinistri che quest'anno sono diventati davvero davvero forti, una bella sorpresa, anche perché è preciso di testa e davvero veloce con la palla al piede. Forse un nome che non tutti conoscono, questo ecuadoregno, insomma, potrebbe fare al caso vostro. E partiamo con il primo, invece lui è il primo dei giocatori un po' meno conosciuti con una cifra inferiore ai 10 milioni di cartellino. Sto parlando di Kerim Çalhanoğlu, e non è Çalhanoğlu quello del Milan, stiamo parlando di questo 17enne dello Schalke 04 che costa da 1 milione e 2 fino a 4 milioni per portare a casa questo 62 che può arrivare fino all'84. È un giovane molto agile, molto scattante per la fascia e secondo me come piano di crescita ideale direi esterno sinistro. Ma lui è ancora più interessante, sto parlando di Luca Netz, giocatore dell'Hertha Berlino, terzino sinistro, 16enne, tedesco. Tutti questi giocatori che vi sto mostrando per quanto riguarda i terzini sinistri inferiori a 10 milioni sono tedeschi. È un giocatore che costa da 1 milione e mezzo a 4 milioni, 63,85, anche lui piano di crescita esterno sinistro. Molto difensivo, spunta tanto in difesa la sua predisposizione per il contrasto coi piedi. E l'ultimo tedeschino è Noan Cuttelbach, giocatore del Colonia, è già un 70 questo terzino sinistro 18enne che ragazzi costa da 3 milioni e mezzo fino a 8 milioni per portare a casa questo 70 che arriva fino all'85. Piano di crescita terzino sinistro, bravo nel palleggio, equilibrio e dinamismo.
Ragazzi, se volete iniziare con dei tedeschi, loro insomma sono quelli che fanno a caso vostro. E con questo nuovo talento io vi voglio salutare e ringraziare per questo nuovo episodio dedicato a terzini sinistri. Se volete una nuova puntata dedicata alla rubrica dei talenti sconosciuti, dovete aspettare, perché ci sono prima i talenti più famosi, quelli che salgono più di ogni altro, e quindi scegliete il prossimo ruolo nel mio profilo Instagram mario_pquadro. Vi aspetto lì e naturalmente tanti mi piace per la prossima puntata. Dai ragazzi, alla prossima, ciao!